A scuola è tempo di giocare e divertirsi. Allora, 1, 2, 3, volley! Sì, ci stiamo divertendo e siamo venute a giocare qua a pallavolo perché ce l'hanno detto, è una cosa di scuola. Siamo partiti da scuola in ritardo perché il pullman non arrivava. Poi siamo venuti qua, abbiamo giocato 3 partite. Allora, 2 le abbiamo vinte e 1 l'abbiamo persa. Adesso abbiamo giocato di nuovo, abbiamo vinto tutte e 3 le partite e adesso dobbiamo fare la finale. Il campo è semplicemente più piccolo. I bambini sono 4 in campo anziché 6, quindi campo ristretto, pallone più leggero, rete un po' più bassa, gli permette di giocare. Tentare di impostare almeno i 3 tocchi prima che la palla venga inviata nel campo avversario, e vedo che oggi questo veniva dimostrato sui vari campetti di gioco. È sicuramente un modo per collaborare affinché avvenga un'azione con successo. Lo sport per noi rappresenta tanto, nel senso che è un momento di svago, di aggregazione, di stare assieme, e è praticamente un momento di realizzazione anche, perché stare insieme, condividere alcune cose fa piacere non soltanto a noi genitori, ma vediamo a nostra figlia. Ringraziamo la Federazione di Pallavolo che ci dà la possibilità di appunto vedere le capacità motorie di ogni singolo atleta, di ogni singolo alunno, e quindi possiamo vedere anche la competizione con altre scuole, con altre realtà, e quindi sotto l'aspetto sia sportivo sia aggregativo è molto importante. L'iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo e riconosciuta da CONI e dal Ministero dell'Istruzione è giunta all'ottava edizione ed ha visto il coinvolgimento di una ventina di scuole della provincia di Treviso e di circa 3.000 studenti. Ed oggi in Ghiradal tutti contro tutti, 12 vincitrici, un po' di agonismo e tanto divertimento. È una manifestazione che ha voluto la Federazione Nazionale e che tra l'altro è sponsorizzata dalla Kinder. È partita molto bene 8 anni fa, ma vedo che pur avendo compiuto gli 8 anni continua ad essere un punto di riferimento importantissimo, soprattutto per tutte le scuole che vi aderiscono. Abbiamo anche instaurato nuovi rapporti col provveditorato agli studi di Treviso e vedo che la collaborazione sta andando avanti. Le persone che si occupano all'interno del comitato mio la vedono come una manifestazione importante e quindi credo che abbia i numeri per proseguire, anzi forse migliorare ancora. È un torneo che solitamente viene giocato all'interno delle scuole da gennaio fino a oggi. Oggi è la tappa finale, la cosiddetta finale provinciale, dove le classi che hanno vinto la fase di istituto si incontrano oggi e disputano questa finalona. Sisley in questo caso offre la struttura e la logistica, diciamo, dell'organizzazione pratica fondamentalmente, quindi i campi e tutto quello che ci va dietro. Sisley chiaramente è ben contenta di vedere le sue palestre riempite da un 400 ragazzini di prima media in questa manifestazione in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo. Quando la federazione ci aiuta, organizza, ci dà i mezzi per poter fare attività, per noi è sicuramente una soluzione che ci porta ad avere grande movimento con poca fatica, e questo per noi è importantissimo.